Ciao, sono Vanessa Lorenzetti e oggi mi trovo nella cucina di Antico Molino Rosso. Andiamo a preparare insieme dei ravioli ricotta e spinaci senza glutine con il mix pasta a base di farina di riso integrale. In una ciotola disponiamo la farina, saliamo a piacere, facciamo un buco con le dita al centro, abbastanza largo da poter contenere 3 uova, ed iniziamo ad impastare. Creiamo un panetto che lasceremo riposare per circa mezz'ora in frigorifero coperto con della pellicola trasparente. Nel frattempo cuociamo gli spinaci, scoliamoli dall'acqua in eccesso, tagliamoli finissimi e uniamo la ricotta, la noce moscata e il sale e mescoliamo bene tutto. Trascorso il tempo, infariniamo con della farina di riso un piano di lavoro e preleviamo dall'impasto delle porzioni che andremo a spianare con l'aiuto di un mattarello. Lo spessore deve essere di 1-2 mm in modo che la pasta non risulti troppo grossa post cottura. Prendiamo a questo punto un tagliapasta per ravioli e iniziamo a creare le nostre basi da farcire. A questo punto siamo pronti a posizionare il ripieno nei ravioli. Preleviamone un po', riempiamo la porzione di pasta, chiudiamo perfettamente con un altro foglio di pasta e poi facciamo una leggera pressione con il mattarello per ottenere i ravioli. Facciamo bollire l'acqua, saliamo e cuociamoli per qualche minuto. Consigliamo di assaggiarli prima di scolarli per valutare la corretta cottura. Noi li abbiamo conditi con burro fuso e salvia. Buon appetito!